would you be if you had given to protection? Bene, cari amici, ed eccoci qui con la 44esima puntata di Don Chisciotte e i mulini a vento. Se non vado errato, è la 44esima puntata questa. Benissimo. Allora, senza parlare di cose un po' più casalinghe, cioè prima abbiamo parlato degli interventi chirurgici, degli interventi odontoiatrici, della paura, abbiamo parlato, e di tante altre cose. Ora, ritornando a casa dalla nostra visita, che dovrebbe essere un'abitudine da inserire nelle nostre agende, la visita di controllo dal dentista, parliamo di tutti quegli ausili che noi abbiamo in casa per continuare a conservare i nostri denti sani, la nostra igiene dentale, in modo da ridurre sempre di più gli effetti devastanti di certe malattie come la carie e la parodontite e tante altre cose. Caro Simone, io inizierei dalle cose più semplici, un po' da come dobbiamo intendere per cura igienica giornaliera dei nostri denti. Perfetto, è tutto, buonasera a tutti, grazie di nuovo essere qua e ovviamente dell'invito. Sì, questo è un tema molto interessante, ma perché è un tema che ovviamente tocca tutti, sano o non sano, quindi sia il paziente sia la persona che va dal dentista regolarmente o anche chi no, comunque dovrebbe pulirsi i denti in modo corretto. E mai più che questo argomento è vero il motto che prevenire è meglio che curare, in quanto una corretta igiene domiciliare con tutti gli strumenti, a parte gli strumenti, con le tecniche e gli accorgimenti corretti, che sono diversi bocca per bocca, permette di mantenere la bocca in un ottimo stato di salute. Quindi, una volta una bocca che è stata poi risanata eventualmente da un trattamento dentario, da a livello protesico, a livello di una semplice carie, oppure dopo una cura di una parodontite, potrà a quel punto essere mantenuta in un suo corretto stato di salute semplicemente facendo una corretta igiene domiciliare e ovviamente affrontando gli interventi di prevenzione dentaria professionale, quindi le pulizie periodiche, che anche in questo caso vanno calibrate per ogni paziente. Un paziente, chiamiamolo sano, quindi senza profili di rischio importanti o per la carie o per la parodontite, comunque secondo le ultime linee guida è corretto che si vada a sottoporre a una pulizia professionale due volte all'anno, quindi una volta ogni sei mesi, salvo veramente persone che ci sono sempre di più, persone veramente molto molto brave a pulirsi, che possono anche permettersi il lusso di andare una volta all'anno, fino ad arrivare a persone con alti profili di rischio, soprattutto per la parodontite, che invece hanno necessità di pulirsi, anche di fare un controllo, scusate, professionale, anche una volta ogni 2-3 mesi. Come giustamente diceva Alfredo, vediamo quindi ora, iniziamo a capire qual è il percorso per pulirsi in maniera corretta presso la nostra abitazione. Partiamo dalle abitudini, quindi quando bisogna lavare i denti? Innanzitutto quante volte? Quante volte è un dipende? Diciamo che l'ordine generale, quindi la linea guida, chiamiamo lo standard, dovrebbe essere di pulirsi i denti almeno con lo spazzolino dopo i pasti principali. Almeno con lo spazzolino, perché? Perché, come vedremo tra poco, è fondamentale, più in verità che pulirsi con lo spazzolino classico, andare a pulire gli spazi fra i denti, che sono quelle zone più critiche dove possono nascere i problemi principali come la carie e problematiche gengivali. Quindi dobbiamo lavarci i denti dopo aver mangiato, quindi nel modo più corretto almeno dopo colazione e dopo cena, se uno riesce dopo anche il pranzo, ovviamente è una cosa in più ed è ovviamente corretto e non è sbagliato, perché
spazzolandoci con la tecnica corretta, come vedremo tra poco, sicuramente non è dannoso. Lo spazzolamento quanto deve durare? La procedura, chiamiamola di generale, dovrebbe durare in media almeno 2 minuti per quanto riguarda il puro spazzolamento, aggiungendo gli altri strumenti di pulizia interdentale e gli sciacquo collutori, potremmo dire che una durata corretta di tutto il progetto, il protocollo di pulizia domiciliare deve durare dai 3 ai 5 minuti a volta per pulirsi in maniera corretta la propria bocca. Lo strumento fondamentale, il primo, e soprattutto poniamo l'attenzione il fatto che l'igiene orale deve essere innanzitutto meccanica, quindi ok usare dentifrici, ok usare colluttori, ok usare strumenti come ad esempio l'idropulsore che dopo vedremo, però la base della pulizia dei denti deve essere comunque meccanica, quindi con l'utilizzo dello spazzolino da denti. Lo spazzolino da denti deve essere innanzitutto con una testina non troppo grande né troppo piccola, quindi di dimensioni medie. Le setole non devono essere estremamente dure e in questo caso risulta importante prendere comunque dei dentifrici di una certa qualità. Una certa qualità non perché necessariamente dobbiamo buttare via soldi, che al supermercato troviamo anche spazzolini dal prezzo corretto, però quelli troppo economici vanno a nascondere un processo di creazione delle setole che non è controllato e quindi possono essere eccessivamente abrasive e possono portare alla lunga anche a dei danni per le nostre gengive e per i nostri denti. Le setole in media devono essere comunque di tipologia media. Meglio quelle nuove forme, quelle che chiamiamo dorso d'asino o comunque ergonomiche, con anche setole a lunghezza differenziata per permetterci di pulire, di farle già entrare all'interno delle gengive o fra i denti, e possibilmente anche col manico ergonomico. Lo spazzolamento come avviene? Lo spazzolamento, se permettete, vi faccio vedere un video. Vediamo se ce la faccio. Rosario, si riesce? Sì, un attimo video? Che stai un attimo, sì. Soltanto per, no, perché stai mandando il cattura schermo in questo momento. Esatto. Mm-hmm. Quello volevo fare. Ma va su due parti comunque, perché va in piccolo, devo ingrandirlo un attimo, sì. Adesso lo ingrandisco così si vede meglio. Perfetto. Faccio vedere quindi con un mio video che c'è sul nostro canale come bisogna pulirsi i denti, perché spiegarlo effettivamente spiegarlo manualmente arriva un po' sfocato, vediamo se riusciamo a vederlo meglio. Aspetta, Ecco qua, così vediamo se si vede. Si vede, Rosario? Sì, non si vede completo, un attimo soltanto che te lo ricatturo, vai, e così ti catturo lo schermo, così facciamo prima. Va bene, catturiamo. Ci sei anche tu dentro? Fa niente, va. Ok, perfetto. Vai. Oh, vediamo questo video. Il rosso, poi vi spiego che cos'è. Non è ovviamente sangue. Questa è una tecnica di spazzolamento corretta che si chiama tecnica di Bass. Si parte inclinando lo spazzolino a 45 gradi verso le gengive, appoggiandolo, facendo delle vibrazioni, quindi 3-4 vibrazioni in senso orizzontale, ma non spazzolamenti, e poi dopo ruotandolo verso l'alto. Successivamente, invece, le superfici, quelle masticatorie, quindi quelle dove andiamo a mangiare, quelle che vanno verso il centro della bocca, come vediamo adesso, possono essere spazzolate invece in senso proprio orizzontale. Quindi qua invece andiamo a rivedere lo spazzolamento. Fondamentale in un punto che moltissime persone dimenticano è pulire anche l'interno della bocca. Vediamo in questo modo, in questa parte del video, come pulire appunto l'interno, che è possibilmente con la stessa tecnica, quindi di vibrazione. Qua invece vediamo sui denti davanti, quindi appoggiamo
movimento di vibrazione e poi di rotazione verso il basso o verso l'alto nell'arcata inferiore, nella parte sotto dei denti. Infine, quindi dopo aver pulito l'arcate, e in verità servono indicativamente 2 minuti per fare un processo di pulizia completa, infine puliamo le zone davanti interne con movimenti orizzontali, come vediamo in questa parte del video, sia la parte superiore, infine la parte inferiore. Ecco, questa è la parte superiore, e a breve dovrebbe esserci quella sotto. Ecco, questi sono i denti davanti. Questa è una tipologia di spazzolino corretta, è a dimensione media, con setole ergonomiche, con un profilo che permette appunto una pulizia corretta. Ecco fatto. E qua infine la pulizia interna. Ok? Questo è per la... Adesso stoppo la condivisione. Eccoci qua, sono tornato. Ecco, questo è stato veramente interessante perché difficilmente si conoscono queste tecniche. Certamente, esatto. Stavo pensando mentre tu parlavi che dovrebbero essere tecniche che si dovrebbero insegnare a scuola. Giusto, giustissimo, dovrebbero essere nell'insegnamento dell'igiene, essere inserite nei programmi scolastici. Volevo farti una domanda. Quando noi andiamo in farmacia, o spesso ormai si comprano nei supermercati, ci sono intere corsie di tutti questi spazzolini che cambiano in continuazione, perché poi il cambiamento nel mercato serve per riattivare le vendite. Si parla spesso di queste placche d'argento che vengono utilizzate nella costruzione degli spazzolini, che dovrebbero maggiormente igienizzare il processo. Ecco, tu ne sai qualcosa? Sì, ci sono quei nuovi spazzolini all'argento. Sì. Sì, è vero, perché comunque l'argento attivo è ovviamente il microargento, è un agente disinfettante. Sono processi comunque corretti, comunque aiutano, sono delle testine attive a base di placcate, chiamiamole, ovviamente non sono d'argento, certo, sono placcate d'argento, che hanno un effetto antibatterico. Perché comunque effettivamente è una cosa corretta. Addirittura credo adesso in quei cataloghi che si trovano, quelli di gadget, vendono dei disinfettatori, chiamiamoli così, per le testine dello spazzolino, perché comunque effettivamente rimangono sempre molto sporche. Quindi in questo caso è sempre buona norma, può essere buona norma magari avere un bicchierino con un po' di colluttorio e alla fine passarci lo spazzolino dentro per disinfettarlo, sciacquarlo in maniera corretta ed asciugarlo. Quindi lo spazzolino, come abbiamo visto, cercato di far vedere in questo video, è fondamentale utilizzarlo con la tecnica corretta, ce ne sono varie, e in questo sicuramente il vostro dentista o igienista di fiducia vi saprà consigliare ovviamente qual è la tecnica corretta. La cosa però importante è spazzolarsi non troppo velocemente, nel tempo giusto, sono 2 minuti, ci sono anche dei timer che vengono venduti appunto per aiutarci a avere il tempo, perché pensate che è stato fatto uno studio come le persone, è stato detto di spazzolarsi per 2 minuti, secondo loro quanto erano 2 minuti, e il risultato medio era che era il tempo medio di spazzolamento era inferiore ai 20 secondi. Quindi la percezione che noi abbiamo sullo spazzolamento è molto molto bassa, quindi è importante spazzolarsi in maniera corretta. Scusami, posso chiedere una cosa? No, perché questa parte mi interessa, non per i minuti, perché ci sta anche molto, forse anche più di 2 minuti quando mi spazio, però io uso lo spazzolino elettrico. Stavo proprio per arrivarci. Grazie. Okay. Volevo dire l'ultima cosa sul spazzolino manuale, prima di passare all'elettrico, che comunque è importante avere il movimento corretto, perché
dei movimenti orizzontali molto forti, molto aggressivi, possono creare sia danni alle gengive, nel senso di quelle che si chiamano le retrazioni, quelle che si chiamano anche recessioni, anche se in verità poi il danno principale, anche se c'è un dibattito a livello di ricerca, è creare delle lesioni ai denti, quelle che si chiamano le lesioni, i famosi colletti. Quindi quelle lesioni nella zona vicino alla gengiva, in cui si creano proprio anche delle conche per un'abrasione eccessiva del tessuto dentario. Prima, scusa Simone, sì. Prima di passare certamente alle nuove tecnologie, è una domanda che si fanno tutti: quanto tempo si può usare uno spazzolino prima di buttarlo via? Anche se ho visto che alcuni spazzolini si degradano man mano che si usano. Allora, ci sono ovviamente, come hai detto giustamente, gli indicatori di usura, che sono di solito quella parte dello spazzolino che sono colorate, di solito di verde, che vengono a ridursi progressivamente nel tempo. Uno spazzolino è efficace indicativamente con un uso normale per almeno 3-4 mesi. Quindi l'idea è cambiare almeno ogni 3-4 mesi. Se poi vedete che lo spazzolino, come spesso si vede, viene distrutto, è tutto aperto con le setole, tutto rovinato, ovviamente va cambiato in modo più frequente. E questo è anche molto importante, perché uno spazzolino che non funziona bene non pulisce bene e crea anche poi dei danni, perché le setole sono rovinate e diventano più abrasive. E questo è molto importante. Come chiedeva Rosario, c'è una grande diatriba fra spazzolino manuale e spazzolino elettrico. Allora, innanzitutto, quello che è vero è che la letteratura ha dimostrato che a parità di utilizzo, quindi mettiamo i famosi 2 minuti, lo spazzolino elettrico, se usato correttamente, quello usato correttamente, è più efficace. Quindi lo spazzolino elettrico è comunque uno strumento, un ausilio più efficace di uno manuale. Anche se comunque ricordiamo sempre che uno spazzolino manuale usato nel modo corretto ovviamente lavora molto bene. Lo spazzolino elettrico, ce ne sono moltissime tipologie. Ci sono spazzolini elettrici sonici, ultrasonici, oscillanti rotanti, eccetera, eccetera, eccetera. Senza fare ovviamente marche, che non è l'obiettivo della serata, quello che la letteratura, gli studi quindi, hanno mostrato come più efficace sono quelli che si chiamano oscillanti rotanti, che sono quelli con le testine piccoline, rotonde, che vanno usate, e va usato però in una maniera totalmente diversa dallo spazzolino manuale, perché lo spazzolino elettrico è nato per lavorare da solo. Se ci riproviamo, vediamo il video dello spazzolino elettrico. Aspettate che adesso mi preparo prima. Posso, Rosario? Rosario. Sei? Vai tranquillo. Posso andare? Vai. Ok, ci siamo e vediamo lo spazzolino elettrico. Ecco. Opla. Eccolo qua. Questo spazzolino elettrico con tecnica oscillante rotante. Questa testina, le testine hanno questa forma e dimensione perché sono state concepite per lavorare proprio la forma del dente. La regola è molto semplice, sono 2 secondi per superficie del dente. Quindi in questo caso prima si appoggia sopra, 1-2 secondi, vi spostate del dente, 1-2 secondi, vedete? Va usato in questo modo, non bisogna fare i movimenti classici dello spazzolino, perché in questo caso diventa molto più aggressivo rispetto al manuale, ok? Ecco, il massimo si fa una lieve rotazione che permette di pulire in maniera più corretta. Quindi, ricapitolando, lo spazzolino elettrico è molto semplice da utilizzare, 2 secondi per superficie. Il consiglio è partire dalla parte, ad esempio, scegliete in basso a sinistra, fate prima le superfici masticatorie, quelle in cui appunto si mastica, ci si appoggia all'ultimo dente, si conta 1-2, ci si sposta dente davanti 1-2, 1-2, fino ad arrivare ai denti poi davanti, e poi ci si sposta
nella zona si chiama vestibolare, quella quindi davanti verso le gengive, e poi nella zona interna, come vediamo adesso nel video. Ok? Quindi il movimento deve essere di questo tipo e deve essere di questo tipo, ed è molto importante nel pozzolino elettrico non sovra spazzolarlo, quindi farlo lavorare, perché è stato proprio creato e concepito per lavorare in questo senso. Lo spazzolino elettrico in verità è particolarmente indicato, va bene per tutti, è però particolarmente indicato in pazienti che ad esempio hanno l'apparecchio per i denti, in cui è più difficile pulirsi i denti, oppure nei pazienti che hanno delle protesi fisse, dei ponti, oppure persone che hanno qualche problematica, qualche difficoltà più che problematica nello spazzolamento manuale, quindi persone anziane, portatori di denti. Dato che stiamo parlando di spazzolini, per i bambini, che anche quello è una... Per i bambini ci sono degli spazzolini comunque ad hoc, specifici. Anche in questo caso, nonostante li fanno sempre molto accattivanti con dei design, scegliete comunque spazzolini di marca. Questo è molto importante, soprattutto per la salute dei vostri bimbi, e dovete prenderlo come un gioco, non come un obbligo, e ovviamente i bambini di solito imparano per emulazione, quindi è importante, ci si può fare il gioco in cui ci si lava i denti assieme, in modo da insegnargli e portargli la cultura appunto di spazzolarsi i denti, piuttosto che dire vai a lavarti, è più efficace lavarli assieme al proprio figlio, che diventa anche un momento di condivisione. Una piccola appunto anche per proprio sui bimbi è che comunque i denti, o diciamo anche le gengive, bisogna pulirle anche quando non ci sono i denti, quindi anche già dalla nascita, utilizzando delle garzine magari bagnate anche d'acqua, in maniera molto semplice, è importante comunque andare a detergere le mucose anche senza denti del neonato, in modo da prevenire comunque la comparsa di infezioni. Allo spazzolino ci associamo ovviamente poi il concetto di dentifricio, anche se sappiate che in verità l'efficacia è comunque basata sullo spazzolino in sé, quindi ci si potrebbe anche lavare solo con lo spazzolino. Il dentifricio è ovviamente in più, aiuta anche a tenere un gusto interessante, anche più gradevole ovviamente, e viene utilizzato, infatti ce ne abbiamo tantissimi, la ricerca è sempre molto avanti e sviluppa sempre più tipi di dentifrici per varie tipologie di utilizzo. Infatti abbiamo dentifrici che vanno dal desensibilizzante, a quello sbiancante, a quello gengivale, a tantissime tipologie di dentifrici. La cosa importante però che vi voglio sottolineare è questo, che in Italia almeno c'è una cultura abbastanza sbagliata dell'utilizzo del dentifricio. Perché? Perché il dentifricio è stato creato per essere spazzolato, utilizzato, e la bocca non andrebbe sciacquata dopo. Quindi bisognerebbe sputare gli eccessi e tenere il dentifricio, cosa che regolarmente nessuno fa. Perché anche perché dopo usano il colluttorio. O il colluttorio, o si sciacquano la bocca con acqua. Esatto. Quindi anche la permanenza dei fattori attivi, chiamiamo chimici, dei vari dentifrici viene un pochino meno. Comunque sicuramente se uno ha dei problemi specifici è giusto utilizzare colluttori specifici. Attenzione a utilizzare dentifrici, ad esempio con la clorexidina o quelli per problematiche gengivali con molecole particolari, perché se usati per lungo termine o in modo sbagliato potrebbero dare degli effetti indesiderati. In maniera specifica voglio giusto porre l'attenzione su due cose: il fluoro, che è importante che sia presente, non invece nei dentifrici per bambini. I dentifrici per bambini devono essere senza fluoro o con bassissima percentuale, perché cosa succede? Che il bimbo ovviamente giocando tenderà a ingoiare il dentifricio, che non fa male, però se ha grandi quantità di fluoro può portare a quella che si chiama una fluorosi. Un ultimo parametro che voglio indicarvi è molto importante, che va letto, che si chiama RDA, che leggete nella composizione, che è l'indice di abrasività.
L'indice di abrasività del dentifricio va valutato in maniera attenta e deve essere possibilmente mai superiore ai 100, è un valore appunto dei granuli di abrasività, perché se viene usato un dentifricio molto abrasivo, che magari ok ha un potere smacchiante maggiore, infatti i dentifrici sbiancanti spesso hanno molecole più granulose perché vanno a rimuovere le macchie, però possono alla lunga, soprattutto se usati scorrettamente, andare a creare lesioni a livello dei denti. Infine, l'ultimo punto che faccio sui dentifrici è come usare e migliorare l'utilizzo in caso di problematiche di sensibilità dentinale. Sensibilità è un problema purtroppo molto comune, nonostante abbiamo delle tecniche, e soprattutto in pazienti con parodontite, come sapete, sono la maggior parte dei miei pazienti. La sensibilità innanzitutto che cos'è? È dovuta alla scopertura del colletto del dente, quindi una parte di radice a cui manca lo smalto, che è il tessuto duro che copre la corona, che è la parte del dente che si vede, e questa radice, questo colletto è più sensibile perché ha dei tubuli che sono dei piccoli canali che sono esposti e quindi sono molto sensibili al caldo e al freddo, senza andare troppo nello specifico. Sono dei trattamenti professionali ovviamente estremamente efficaci, fra cui l'ultimo che abbiamo messo a punto è un trattamento con laser che in meno di 10 secondi risolve definitivamente il problema. Però per chi non va dal dentista o comunque ha un problema occasionale, i dentifrici desensibilizzanti sono sicuramente molto efficaci. Però un piccolo consiglio che do è che dopo aver usare il dentifricio spazzolandosi in maniera molto lieve, senza andare a lavorare molto manualmente come pressione, per essere delicati, in questo caso ci si può sputare la bocca. Dopodiché, lavandosi le mani, il consiglio è di mettere un po' di dentifricio desensibilizzante sul dito e fare degli impacchi su denti sensibili, lasciandolo in sede per migliorare, creando appunto un effetto impacco che aiuta a migliorare l'azione. Io vedo anche che ci sono, per quanto riguarda la parodontite, dei dentifrici specifici, assolutamente, che Parodontite, sì. Certo, ci sono proprio dei prodotti particolari, sì. Ma com'è la composizione? Questa è una domanda un po' particolare. Com'è la composizione dei dentifrici? Sono tutti naturali? No, i dentifrici naturali, ci sono dei filoni di dentifrici naturali. La composizione base sono dei granuli di abrasività, che comunque vanno a aumentare il potere pulente e smacchiante, che sono di granulometria diversa. Poi abbiamo la parte di solito dei saponi, di cui fa il padrone quello che si chiama il sodio laurilfosfato, che è praticamente dappertutto, che crea l'effetto schiuma. E poi dopo abbiamo la parte ovviamente di eccipienti, conservanti, eccetera, 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 coloranti, e infine ci sono i principi attivi, che possono essere il fluoro, che è presente praticamente sempre. Il fluoro è importante perché il fluoro cosa fa? Perché rinforza i denti il fluoro? Rinforza i denti perché va a sostituirsi, diciamo, nella composizione dentale all'idrossiapatite, che è la struttura del dente, che diventa fluoroapatite. Il fluoro quindi che è più resistente agli acidi, quindi una sostanza più resistente agli acidi, essendo più resistente agli acidi è più resistente alla carie, perché la carie è un processo acido di batteri che vanno appunto a demineralizzare il dente. Infatti leggevo anni fa che ci sono certe zone dell'America, presso i fiumi più che altro, che le persone non hanno nessuna carie perché bevono acqua che contiene molto fluoro. Sono sì. Acque ricche di fluoro e quindi hanno questo vantaggio, diciamo. Sì, però non bisogna comunque poi esagerare anche lì, perché una eccessiva presenza di fluoro, soprattutto in pazienti giovani, ragazzi, può creare quello che chiamiamo della fluorosi. Certo. Sono quei denti che hanno delle macchie, chiamiamole bianco gesso. In questo caso si chiama fluorosi. Senti, Rosario, io farei un attimo di un break musicale. Casomai sforeremo di qualche minuto. Sì, non ci sono problemi.
Manderemo un bel brano questa sera di Lolita, Dance Tonight. Non lo so pronunciare, ma va bene lo stesso, insomma. No, l'hai pronunciato. Chiediamolo a Simone, che è di lingua inglese. No, perché sai, non si può mai sapere come si pronuncia. Comunque. E poi la nostra è una trasmissione ruspante, non ci possiamo creare questi problemi. Sì, non ce li creiamo affatto. Bene, io tolgo l'audio a noi, ci vedranno i nostri amici mentre andrà il brano. Ok, i nostri ascoltatori, insomma, non vi preoccupate, anche se vedrete muovere le nostre labbra e non ci sentirete. L'importante è che ascoltate il brano di Lolita. Benissimo, andiamo subito col brano. Ok, carissimi amici, siamo ancora qua con l'odontoiatra, il nostro odontoiatra di fiducia, e stiamo parlando stasera di tutti gli ausili casalinghi che ci consentono di avere una bocca pulita e più sana. Abbiamo parlato degli spazzolini, abbiamo parlato dei dentifrici, adesso parliamo di altri cose che ci consentono questo beneficio. A te la parola, Simone. Perfetto, quindi
abbiamo fatto un excursus sullo spazzolamento, che comunque è sempre la base della pulizia, è uno spazzolamento con spazzolino elettrico manuale e ovviamente dentifricio, ma come ho anticipato, probabilmente la massima cura dobbiamo averla nella pulizia degli spazi tra i denti. Perché? Perché è proprio lì che vanno a annidarsi i residui di cibo e la placca, che si forma inesorabilmente dopo, dal primo minuto che smettiamo di lavarci i denti, e che se non viene rimossa correttamente, pensate che in due settimane diventa appunto il tartaro. Il tartaro è quello duro che viene rimosso poi solo dal dentista o dall'igienista. Gli strumenti per pulire gli spazi interdentali sono, in primis, quello più comune è il filo interdentale. Però dovete sapere che il filo interdentale va bene in bocche relativamente sane, senza problematiche gengivali, ovviamente senza magari manufatti protesici come dei ponti, in cui non si potrebbe passare, a parte dei fili speciali. Ma perché? Perché quando gli spazi tra le gengive sono un po' più ampi, il filo perde ovviamente la sua efficacia, perché è sempre un'azione meccanica e quindi deve comunque essere di dimensione congrua per pulire lo spazio. In questo caso è molto più efficace ed è ovviamente consigliato l'utilizzo degli scovolini, che vedremo fra poco. Vi faccio vedere di nuovo nuovamente un video sull'uso del filo. Scusate sempre la colorazione rossa dei denti, poi dopo infine vi spiegherò che cos'è. Teniamo la sorpresa. Quindi vi condivido lo schermo e vi faccio vedere un video sull'utilizzo del filo interdentale. Eccoci qua. Perfetto. Il filo interdentale bisogna prendere circa 30-40 centimetri almeno, che viene arrotolato fra le dita. Va usato con cautela, non deve essere passato fra i denti in maniera troppo violenta. Si va a rotolare, viene fatto passare nello spazio fra un dente e l'altro, quindi si fa entrare nello spazio, e successivamente bisogna accompagnarlo all'interno del solco delle gengive con un movimento, come vedete, tipo ad archetto, quindi con una pressione progressiva, prima verso di sé, quindi verso l'esterno della bocca, e poi verso l'interno. Ricordate che ci sono questi spazi, appunto, che si chiamano papille, che sono quelle gengive che sono fra un dente e l'altro, e quindi non bisogna rovinarle, ma bisogna appunto accompagnarlo in maniera progressiva all'interno, come vediamo in questa zona. È importante non prenderlo e sbatterlo, chiamiamo così, a metà della gengiva nel solco, perché alla lunga potrebbe portare alla creazione di lesioni che si chiamano tecnicamente delle cleft, che possono però portare a far retrarre la gengiva dovuto appunto a un uso scorretto. L'alternativa di un altro filo è questo che vediamo, che si chiama Super Floss, che è un filo spugnoso. Il filo spugnoso è particolarmente indicato ad esempio nella presenza di protesi. Perché? Perché il filo spugnoso, appunto chiamato tecnicamente superfloss, ha una sua parte rigida all'inizio che permette di essere inserito e essere passato ad esempio sotto un ponte o per esempio con gli apparecchi. Di filo interdentale ne abbiamo tantissime tipologie. Quello più efficace in realtà è quello che è definito non cerato, perché è più ruvido, essendo più ruvido può prendere più, può accalappiare, diciamo, più sporcizia. Però per maggiore comodità spesso viene utilizzato un filo cerato, che dà un utilizzo comunque più comodo, perché si sfilaccia meno e dà meno fastidio nell'utilizzo. Ci sono anche, per semplificare l'utilizzo del filo, degli archetti, che sono quindi degli archetti preformati, che hanno già il filo inserito, per chi non vuole usare la manualità del filo interdentale. Però abbiamo detto appunto che in realtà dovrebbe essere limitato in zone con delle gengive sane, come abbiamo visto ad esempio nel video, con delle papille, quindi questi triangoli fra i denti complete,
perché in realtà se ci sono piccole problematiche gengivali, e più che si va avanti con l'età, di solito purtroppo è molto comune, problematica parodontale, sono estremamente più efficaci gli scovolini. Gli scovolini, definiti anche come spazzolini interdentali, sono degli strumenti di varia forma e dimensione che devono essere inseriti all'interno degli spazi fra le gengive. Ed è molto importante, oltre a usarlo, quindi usare lo scovolino, usarlo però di maniera di dimensione corretta, perché deve essere calibrato, ce ne sono tantissime forme e misure, deve essere calibrato per entrare negli spazi. Infatti noi, ad esempio, quando consigliamo e prescriviamo l'utilizzo degli scovolini, ne diamo addirittura due o tre misure per adattarsi alle vari spazi della bocca. Per essere efficace deve entrare forzando leggermente lo spazio interdentale, dando quindi un'azione, quindi di pulizia, quindi questo, diciamo, lo spazio fra il dente deve andare a fare una certa forma di attrito sulla superficie del dente. Ovviamente non deve essere mai esagerata. Se sanguinano un pochino, anche con l'utilizzo del filo, non vi preoccupate, almeno all'inizio, perché la gengiva deve fare un po', anche chiamiamola, di palestra verso questi strumenti, quindi deve essere un pochino sforzata, in modo che andrà incontro a un processo che si chiama cheratinizzazione, quindi andrà a rinforzarsi, e a quel punto vedrete che sanguinerà meno. Quindi non vi spaventate se le gengive sanguinano durante l'utilizzo di questi strumenti. Infine, a completamento dell'utilizzo di spazzolino, filo e o scovolini, può essere molto utile, soprattutto in pazienti portatori di protesi fisse, di apparecchi o sempre con qualche problematica di manualità, sono molto 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 utili l'utilizzo degli idropulsori. L'idropulsore è uno strumento elettronico che va a dare un getto d'acqua di potenza gestibile, calibrata, che aiuta a rimuovere alla fine del processo di pulizia, ad allontanare i residui di placche di cibo. Quindi cosa viene fatto? Viene utilizzato lo spazzolino, che smuove gli scovolini, in mezzo il filo vanno ancora più a smuovere e rimuovere in parte la placca, e infine comunque quella smossa viene rimossa da questo getto d'acqua, da questo idropulsore, che si può appoggiare alle gengive o fra i denti per andare a irrigare e rimuovere la placca residua. Questo processo, come abbiamo detto, di pulizia globale si va a completare nel giro di circa 3-4 minuti. Infine, a completamento possiamo utilizzare, soprattutto chi ha problemi di alito cattivo, deve fare molta attenzione alla pulizia della lingua. La lingua va comunque pulita a parità delle altre zone di gengive e denti. Come possiamo pulirla? Possiamo pulirla, allora, la cosa più indicata è utilizzare quegli strumenti che si chiamano nettalingua, che sono una specie di spazzolini piatti, ruvidi, ci sono anche per lo spazzolino elettrico, sottotriangolari, che vanno a pulire e rimuovere i residui di cibo dalla lingua, che considerate in verità non è piatta, ma è ricca, chiamano di papille. Le papille sono tanti funghetti, uno dietro l'altro, in cui in mezzo può entrare veramente di tutto. E spesso una delle zone in cui abbiamo maggiormente l'alito cattivo è proprio in cui queste molecole alitogene, si chiamano, vengono prodotte nella lingua. Quindi possiamo usare o degli strumenti adatti, oppure in assenza di questi possiamo utilizzare anche lo spazzolino, anche se non è la cosa ideale, spazzolandoci in maniera energica la lingua anche nella zona posteriore, e dopo ovviamente sciacquandoci in maniera corretta e sciacquando ancora meglio il nostro spazzolino da denti, esattamente. Quindi questo è indicativamente il processo completo, processo che si può completare a livello chimico con l'utilizzo eventualmente dei colluttori. I colluttori sono uno strumento ovviamente estremamente utile, però spesso vengono utilizzati scorrettamente. Perché? Perché molte persone, sciacquandosi col colluttorio, pensano di poter sostituire in verità la pulizia che abbiamo indicato, quindi quella meccanica.
In verità, come ho detto all'inizio, la base e l'unica cosa efficace è lo spazzolamento meccanico, quindi manuale, nel senso manuale con strumenti, perdonatemi, che può essere completato con l'utilizzo di colluttori. I colluttori vanno a unire a una funzione, chiamiamola simile idropulsore, una funzione proprio di sciacquo, di movimento, di fluido dell'acqua, del liquido all'interno della bocca, quindi completamento della pulizia, e vanno a rilasciare, anche in questo caso, dei principi attivi di vario tipologia che possono essere indicate per numerosi utilizzi. Colluttori, ad esempio, con la clorexidina sono quelli più indicati per la parte per problematiche di infiammazione gengivale. Poi abbiamo colluttori all'aloe, che sono lenitivi, colluttori a base di antinfiammatori, colluttori a base di fluoro, di fluoruri, colluttori desensibilizzanti. Quindi sono dei veicoli per degli strumenti, per delle sostanze che possono avere un certo utilizzo. I colluttori possono essere a base alcolica o non alcolica. L'alcol, in verità, dobbiamo sapere che non è un principio attivo, quindi l'alcol è un veicolo, perché molte sostanze contenute nei colluttori spesso non sono solubili nell'acqua, quindi è necessità avere appunto l'alcol per veicolarle. L'alcol, in verità, nonostante alcuni studi, molti studi hanno dimostrato che non è in verità nocivo, sarebbe meglio evitarlo, soprattutto in pazienti che hanno problematiche di sensibilità alle mucose o secchezza delle mucose, perché comunque è, a prescindere, un fattore irritante. Quindi, se senza alcol, effettivamente è comunque meglio non utilizzarlo. La durata dello sciacquo varia dai 30 ai 60 secondi a seconda della tipologia di colluttore, quindi in questo caso bisogna tenersi alle istruzioni. E una cosa che è fondamentale, che quasi nessuno fa, cioè dopo essersi sciacquati la bocca col colluttorio si sputa, ma non bisogna risciacquarsi la bocca, perché sennò perdiamo l'efficacia del prodotto. Anzi, addirittura è buona norma attendere dai 60 un'ora, un'oretta e mezza prima di mangiare o bere nuovamente, in modo da lasciare tempo al colluttorio di agire in modo corretto. Quindi questo, più o meno, sperando di aver risposto a vari dubbi, è un excursus completo su tutto quello che è necessario da sapere sulle manovre di igiene orale. Vi voglio svelare infine l'arcano del rosso, che, come vi ho promesso, ve lo volevo svelare. In verità, molte persone arrivano dal dentista quasi sempre dicendo che si vede che hanno delle problematiche a pulirsi, sono molto sporche, e non gli facciamo ovviamente una colpa, perché ci dicono tutte che si lavano i denti anche più volte al giorno. E noi ovviamente non è che non gli crediamo, perché dobbiamo credere, comunque la buona volontà c'è sempre di pulirsi, ma molte volte, come abbiamo visto dall'inizio, non c'è formazione, quindi le persone non hanno semplicemente le conoscenze e le tecniche per pulirsi in modo corretto. Vi faccio un esempio: basta ad esempio sbagliare la misura dello scovolino, e qualcuno ve lo deve insegnare come utilizzarlo, e qua ci sono i dentisti e gli igienisti, per rendere l'efficacia della pulizia interdentale veramente bassa. Per questo motivo, quel rosso che vedevate è uno strumento che può essere per molte persone estremamente utile, che si chiama il rilevatore di placca. Sono delle pastigliette che si trovano in farmacia, ci sono di varie tipologie, o pastiglie o gocce, che vanno o masticate o messe in bocca qualche goccia. Bisogna passarle con la lingua su tutte le superfici, ci si va a sciacquare la bocca in maniera molto energica e dopodiché si guarda allo specchio. Tutto quello che rimane rosso è placca, perché il problema è che la placca non si vede, quindi per molti è difficile pulirsele, perché magari sembra che l'abbiano pulita, ma in verità no. Solo che se non la rimuovono correttamente, vi ricordo che dopo 2 settimane diventa tartaro, che è molto più grave, è molto più difficile da rimuovere, e va tolto poi in maniera professionale, e comunque può aumentare il rischio di carie e parodontite. Quindi il consiglio che do io a chi ha delle problematiche e non riesce a pulirsi in modo corretto è di fare una specie di mese di lezione, chiamiamola, di istruzione all'igiene orale, utilizzando il rilevatore di placca 2 volte alla settimana.
Una volta la prima si usa il levatore e ci si pulisce i denti con tutti gli strumenti fino a togliere tutto il rosso, che vuol dire che abbiamo tolto tutto. La seconda volta nella settimana invece si utilizza dopo essersi lavati i denti per controllare e eventualmente intervenire nuovamente nella rimozione della placca. Ma guarda. Quindi questo è uno strumento che può essere appunto molto utile. Molto. E penso che abbiamo fatto il nostro orario anche stasera. No, no, cioè la cosa che sempre... mi stavo ponendo una domanda, Simone, cioè nel senso, cioè tu dicevi, detto all'inizio giustamente, quando non si lava i denti, 2 minuti basta, no? Cioè, perché veramente la gente in 20 secondi, 30 secondi si lava i denti. Sono 2 minuti di spazzolamento. Di spazzolamento, sì, hai ragione. Però dopo c'è stata tutta questa parte qui, no? Parlato della placca, hai parlato tutte le cose del, diciamo, del filo interdentale, eccetera. Ma quanto è che io uso il filo interdentale? Tutti i giorni? O per esempio una volta a settimana, ogni 3 giorni? Faccio un esempio, no? Cioè io tutti i giorni mi lavo i denti, ma tutti i giorni devo passare il filo interdentale? Allora, se tu hai uno, se uno ha problema, dicevo, ha ponti, ha problemi di gengive, lo scovolino andrebbe usato veramente almeno, se non 2 volte al giorno, almeno 1 volta al giorno in modo corretto. Ok? Il filo, dicevo, può essere utilizzato meglio almeno 1 volta al giorno, se non almeno 1 volta ogni 2 giorni. Perché comunque, dicevo, le zone fra i denti, lo spazzolino non ci arriva poi correttamente. Sì, ecco. Però ricordatevi sempre nella scala di priorità, quindi spazzolino in primis, gli scovolini, per ecco, chi ha spazi larghi da usarlo, e solo dove non entrano gli scovolini si va a utilizzare il filo. E poi infine, soprattutto chi ha protesi, impianti, se non abbiamo parlato di impianti e altre cose, magari faremo una puntata ad hoc come pulire le protesi mobili, dentiere e queste cose qua. Infine, molto molto veramente molto utile l'idropulsora per finalizzare appunto il lavoro. Il colluttore invece in verità non è fondamentale, nonostante ci sono colluttori ad uso quotidiano, possono essere utilizzati per lasciare un buon gusto, però in verità spesso è una spesa inutile per chi riesce a pulirsi in maniera meccanica con questi strumenti in modo corretto, quindi non è fondamentale e soprattutto, ripeto perché ci tengo molto, non è un sostituto ma un'aggiunta. No, perché ho visto molte volte per televisione, no, quando fanno quelle pubblicità eccetera, che usano il colluttorio per sciacquarsi i denti dopo averli lavati, no? Cioè invece di usare l'acqua che prima dicevi, no, che si buttavano sul colluttorio e poi sciacquavano e sputavano, diciamo. Ecco, no, era... perché molte volte è anche un'informazione sbagliata che ci viene data, no? Pur di vendere un prodotto ci danno informazioni errate, perché ti vedi tante di quella pubblicità di spazzolini, sembrano tutti miracolosi, non ne parliamo poi di dentifrice, no? Ti fanno vedere quei denti bianchissimi, invece tu hai detto giustamente, dice sì, ma fate attenzione i denti bianchi, perché si usa un dentifricio molto granuloso, no? Che alla lunga può rovinare, cioè, non è... cioè ti invece sbianca adesso, però domani poi sei senza denti. Faccio giusto un completamento sui dentifrici sbiancanti. Ci sono quelli che si chiamano, quelli senza, beh, non voglio far marche, poi si chiamano i white now, quelli chiamiamoli a sbiancamento immediato, che in verità sono effetti ottici, quindi lavorano sull'effetto ottico dell'otticità, diciamo, di molecole blu o più scure, che creano appunto un contrasto immediato all'interno della bocca, e quindi un effetto ottico di maggiore bianco, un po' come le persone di colore sembra che hanno sempre i denti molto più bianchi, perché è un effetto di contrasto semplicemente. Oggi guardavo, leggevo, sono sempre amante delle curiosità web, oggi vi leggevo sul, c'era una pubblicità su Facebook in cui consigliava di pulirsi i denti con la carta stagnola. Ah, questa è una novità, a volte vengono
siamo bersagliati da novità di questo genere. Vabbè, poi sai, si dicono anche tante sciocchezze. Certo. Bisogna, secondo me, seguire sempre il parere di un esperto, non ma fare questo è di testa propria. Questo è indubbiamente. Come tutte le cose. Io, certo, sono le 23:06. Come sempre è stata una serata estremamente utile e piena di informazioni. La prossima volta troveremo degli altri argomenti e credo comunque l'argomento delle protesi, ma anche parlare, adesso che va tanto di moda il turismo dentale e si vedono offerte senza considerare il discorso economico che non è di nostro interesse, parlare di tutte le tipologie di protesi che possono esserci offerte e vedere quelle che sono migliori di altre o più adatte alle nostre necessità. Molto bene. Sì. Molto bene, caro Simone. Io ti ringrazio. Mi ricordo una volta che ero in ospedale, tu mi venivi a fare le pulizie con la mucchina. Anche sì. Una volta non avevamo il colluttorio e siccome adesso tutti gli ospedali hanno praticamente abbandonato l'alcol, che ormai è totalmente irreperibile nei reparti, perché dopo anni, millenni di utilizzo hanno scoperto che non disinfetta assolutamente, e allora mi fece bere la mucchina, fare degli sciacchi con la mucchina. Meglio un bicchiere di grappa che la mucchina, ecco, da bere. Quello sì che disinfetta per bene. Va bene, io adesso vi lascio, mi vado a pulire i denti. Perfetto. L'unica cosa, ecco, che era rimasta, le chewing gum, le cicles, come le chiamiamo noi vecchi, che adesso vanno tanto di moda. Sì. Le chewing gum vanno usate con perché si usa l'ossilitol? L'ossilitol è uno zucchero chimico che non è cariogeno perché non può essere fermentato. Perché il problema della carie, appunto, è che questi batteri, si chiamano Streptococcus, sono sempre dei batteri, vanno a fermentare, utilizzare quindi come cibo gli zuccheri. Quindi la manovra di masticamento, di masticazione, va a smuovere la saliva, che comunque ha un suo normale potere pulente. E quindi utilizzare il chewing gum è comunque corretto, ovviamente con l'ossilitolo, perché non rilascia zuccheri che possono creare carie e anzi ha un effetto addirittura di protezione dalla carie. Ovviamente possono essere utilizzati, ad esempio, se proprio vi capita, potevi lavare magari dopo pranzo, però ovviamente come sempre sono aggiunte e non sostituti. E poi tu avevi detto una volta, se non erro, poi l'ultima domanda perché è già tardi, l'uso della cioccolata favorisce certe, non favorisce, può debellare certi problemi. No, la cioccolata sì, vabbè, un effetto, ha tanti effetti benefici, antiossidante, anche anti-age, può avere, sì, oddio. In verità, ecco, è sempre demonizzata il cioccolato a livello di carie, però ovviamente, come tutto, mai si sa che il cioccolato comunque fondente, quello puro, comunque non fa male, anzi ha tanti effetti benefici per il corpo e per lo spirito. Comunque. Infatti anch'io che ho ancora per lo spirito, per me, per quanto riguarda, non tanto per il corpo perché sono grosso. Tu che mangi sempre, o come diciamo a Bologna, biascichi dei cioccolatini in continuazione. No, io mastico i chicles sempre. La chewing gum, i chewing gum. Oddio, no, come diabetico comunque amo molto il cioccolato, quello fondente, senza esagerare però in percentuale, perché ci sono quelle cioccolate all'80-90% che se vai a succhiare un bastone hai lo stesso effetto perché hanno lo stesso sapore. Sì, infatti. Sono un po'...
già sopra l'80 iniziano ad essere un po' complesse. Sì, caspita. Va bene, Simone, noi ti ringraziamo di questa utilissima lezione, e poi continueremo prossimamente altre cose, perché ci sono ancora tante altre cose da dire in questo campo. E ringraziamo anche Ugo per l'assistente alla regia. Assistente alla regia, come sempre il mitico Rosario, padrone indiscusso della frequenza. E alla prossima volta. Benissimo. Grazie. Allora andiamo con la sigla. Grazie Simone, un caro saluto. Un saluto all'assistente alla regia Ugo, Alfredo, io e te ci sentiamo tutti i giorni ormai, insomma, ci sentiamo tutti i giorni. E vado con la sigla, e mi raccomando, seguite tutte le nostre trasmissioni. Domani andremo in onda con mercoledì, appunto, 23 marzo, alle 18.30 con Spazio Aperto, e alle ore 22 con Osservatorio Antimafia, e giovedì alle 20.30 in diretta con Radio Piper con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Arrivederci, un caro saluto a tutto il condominio di Radio Science. Un saluto. Grazie. Where'd you be?